Sì, Presidente, innanzitutto utilizzo la parte iniziale del mio intervento per fare un piccolo richiamo al regolamento, articolo 72,3. Allora, la votazione per parti separate di un emendamento è qualcosa che compete al o ai capigruppo. Allora, che il segretariato prenda gli emendamenti e gli spacchetti a volte è un servizio utile sicuramente, ma in questo caso, forse non se n'è accorto, ha commesso un errore perché l'emendamento, il contenuto è unico, diviso nel 3 e 4, quindi la parte 3 senza la parte 4 sarebbe inutile se vogliamo. Adesso lo andiamo a discutere, però ecco, faccio un'unica discussione. Emendamento 3 e 4 uniti semplicemente vogliono introdurre per tutte le categorie per cui non sarà possibile introdurre l'esenzione a causa dei, diciamo, insufficienti ristori da parte del governo, introdurre la rateizzazione del canone COSAP in maniera che quantomeno vi sia la possibilità, visto che le entrate sono veramente esigue e ci sono tante difficoltà, di far fronte, diciamo, mensilmente al tributo che devono corrispondere. Questa è l'estrema sintesi. Poi una parte riguardava le promesse e un'altra poi era efficace, quindi la 3 e la 4. Naturalmente chiedo a tutti i gruppi di voler sostenere questo emendamento, che sarà efficace solo qualora la Giunta non trovasse tramite il governo i fondi necessari per ristorare la cosa, soprattutto il commercio su Repubblica, tutte quelle categorie che vorremmo comunque esentare, ma per le quali dobbiamo comunque aspettare e dipendere dal governo. Grazie, Presidente.